terza squadra del campionato dietro Cento e Piacenza. Inizia sotto questa luce la terza avventura della Rechico Raggi Solaris in Serie B con l'etichetta di grande squadra del campionato decretata dagli addetti ai lavori. Per quanto riguarda la formazione faentina, invece, che mercoledì 16 agosto ha radunato i giocatori per iniziare la preparazione, la voglia di stupire è tanta, ma i piedi per terra restano saldi e l'obiettivo principale rimane a ripetere e migliorare il passato campionato concluso con la qualificazione ai playoff. Il regolamento ha portato la dirigenza ad un rigiovanimento del roster. Sono arrivati a Faenza il play Venucci, il 23enne Brighi, le tre ali Chiappelli, Milosevic e Armando e il centro Pagani. Per questioni lavorative ha dovuto abbandonare la squadra il capitano Gigi Buero e ora, al comando della formazione allenata da Marco Regazzi, è stato scelto Lorenzo Benedetti, protagonista della storica cavalcata partita dalla promozione. La prossima settimana la squadra sarà a ranghi completi e inizierà un lungo calendario di amichevoli fino all'autunno, quando comincerà il campionato. Abbiamo per forza di cose ringiovanito la rosa, ecco, quest'anno la nostra età media, l'anno di nascita medio è il 1993, quindi è chiaro che questo è stato dovuto chiaramente anche ai regolamenti, come dicevi, e quindi c'è soprattutto un forte cambiamento rispetto a quello che di solito è stato la nostra costruzione di squadra, nel senso che noi abbiamo sempre fatto 3, massimo 4 innesti nuovi, quest'anno siamo a 6 e quindi è chiaro che i nuovi sono in numero superiore rispetto alla vecchia guardia, ecco, quindi c'è tanta curiosità e voglia di amalgamare questo gruppo e sono convinto che comunque abbiamo lavorato bene in fase di mercato, quindi credo che i ragazzi sono stati scelti non solo per le loro doti tecniche ma anche per le loro doti umane e quindi sono convinto che questo gruppo possa amalgamarsi e darci grosse soddisfazioni. L'anno scorso avete messo in mostra quella rabbia che forse vi era mancato il primo anno di Serie B che vi ha fatto perdere un po' di partite mentre invece l'anno scorso ve le ha fatte vincere. Cosa dire quindi ai giovani per mettere in campo questa rabbia? È chiaro che l'età media si è notevolmente abbassata. Questo fa sì che i ragazzi devono allenarsi ancora di più, purtroppo per loro, è bene per loro, ma anche è vero che saremo meno esperti sotto certi punti di vista, però questa gioventù e questa inesperienza pian pianino dovremo acquisire maturità in campo per far sì che le partite diventino, speriamo, facili. Che cosa dire ai giovani, ai nuovi di quest'anno? No, sicuramente dirò di seguire i consigli dei giocatori un po' più, diciamo, vecchi, anche però non siamo vecchi perché alla fine siamo tutti ancora giovani, e poi di applicarsi e seguire tutte le cose, le direttive che dicono anche gli allenatori e dare sempre il 100% senza prendere sotto gamba. Vi sentite un po' di pressione visto che vi identificano come la terza squadra, quarta squadra del campionato subito dietro le favorite? No, pressioni non ne sentiamo, se non quella di iniziare già da adesso, già da oggi a lavorare bene, a lavorare forte per appunto creare un gruppo forte come quello che ci ha sempre contraddistinto in questi anni. Quindi nessuna pressione, e dobbiamo partire tranquilli col sorriso sulle labbra e però con tanta voglia di lavorare fin da oggi, perché oggi è il giorno in cui tutte quante più o meno le squadre si radunano e quindi è chiaro che adesso sarà una lunga volata di un mese e mezzo per poi buttarci nel clou del campionato. Io ho già detto a altri tuoi colleghi, a me di quello che dice la gente o degli addetti al lavoro mi interessa molto, perché il campo è una realtà ben diversa da quella della carta scritta o stampata. E a me interessa che questa squadra qui si amalgami, faccia delle proprie virtù una base per vincere le partite, che cresca di allenamento in allenamento, che abbia la consapevolezza che dobbiamo giocare per una tribù che si chiama Faenza, che il campionato è lungo, insidioso, difficile, che nulla è di scontato, che sei o non sei, questo deve essere chiaro da subito e il nostro obiettivo sarà quello di metterci in mostra da subito e soprattutto trovare i giusti equilibri da adesso. Queste amichevole qui ci servono noi per temprarci, per far gruppo, per capire quali sono i nostri difetti, per capire quali sono invece le nostre cose migliori, per migliorarle, ma soprattutto per venire fuori il gruppo, perché faremo tante amichevoli, è un po' il mio costume, credo nelle amichevoli, credo che tante amichevoli portino tante situazioni nuove, quindi esperienze che il gruppo farà. Quindi questo è un po' la mia concezione di pallacanestro, il mio volere, e penso che sia una cosa giusta soprattutto per un gruppo nuovo. Essere il nuovo capitano, che cosa vuol dire per te? Sicuramente è stato molto contento quando me l'hanno comunicato, è un onere e un onore, diciamo, perché sicuramente sono più responsabilità su di me,
E, però è anche un onore col fatto che sono qui da quando ero, sono giovane, e arrivare a questo, a questo obiettivo è buono. Si sentirà la mancanza di Boero nello spogliatoio? Un bel po', sicuramente ci mancherà, magari anche subito da stasera i suoi urli e tutto ci mancheranno, anche perché era un uomo squadra fondamentale. Adesso cercheremo di sopperire la sua mancanza in qualche modo. Obiettivo: andare più avanti possibile nei playoff o qualcosa di più? Beh, l'obiettivo è chiaro che il nostro è sempre stato quello di migliorarci da un anno per l'altro, quindi quest'anno vogliamo migliorarci, vogliamo andare avanti il più possibile in questo girone che è ancora tutto da scoprire, perché molte squadre hanno cambiato tanto, ha cambiato tanto squadre forti come Cento, come Piacenza, e che comunque ripartono con i galloni delle squadre favorite. Noi vogliamo essere un outsider che vuole dare tante soddisfazioni ai propri tifosi in casa e sicuramente farsi valere anche partite fuori. Federico Lega per Faenza Web TV.